Domani al Museo del Tessuto debutta in anteprima nazionale lo spettacolo prodotto dallo Spazio Compost di Prato sulla storia di Shi Yangshi, la famosa iena cinese molto conosciuta in città per il suo impegno sul fronte integrazione tra la numerosa comunità cinese e i pratesi. Si tratta del primo spettacolo di produzione italiana dedicato ad un cinese con la doppia versione simultanea italo-cinese. La regista Cristina Pezzoli ha pensato di raccontare la storia di questo brillante ragazzo giunto in Italia nel 1990 insieme ai suoi genitori. Come esempio per gli altri connazionali e come strumento di conoscenza della cultura cinese. Lo spettacolo infatti parte dalla storia degli avi di Xin Yangqi fino al suo arrivo in Italia. Ci sono questi sei antenati, c'è un bisnonno paterno che è stato un eroe martire ucciso dai giapponesi nel 1942, una nonna dai piedini spezzati, perché sai che le donne cinesi per 1000 anni avevano questa sorte di avere i piedi spezzati e legati perché rimanessero piccoli. Poi c'è invece un nonno materno che è stato subito, in quanto aveva studiato con gli americani, ha subito effetti devastanti della rivoluzione culturale di Mao, e poi invece il racconto della storia del papà di Yang, che è stata una guardia rossa, quindi un ragazzo che aderito al maoismo con piena convinzione. Tra gli sketch più esilaranti, le difficoltà incontrate a scuola a causa della lingua. Cina, quinta elementare. Gravatino rosso. 我在中国的时候, 小学五年级, 是一个红领巾, 三好学生. Italia, quinta elementare. Italia, 五年级的时候. Bocciato. Per giungere poi al riscatto con gli studi alla Bocconi e con la scuola di teatro. Esilarante, la versione cinese della Partenopea torna. Torna, che smania, te vere, huilai ba, wo xiangni, xiangni, shou bu liao. Torna, torna, huilai ba. Non c'è la sama chiù.